Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, oggi vi mostro con esattezza come compongo la pappa per i piccolini. Le papate ne faccio due al giorno, ne faccio una alle 5:30 del mattino prima di andare al lavoro, e così la mangiano fresca, la somministrano fresca ai piccoli, e l'altra la faccio intorno a quest'ora, tipo l'ora di pranzo, le 13:00, 12:30. Utilizzo 7 uova. Le uova sono uova di gallina levate per terra. In effetti possiamo notare come, ad esempio, il tuorlo all'interno è giallo limone, non è giallo arancio. È fondamentale questa cosa, almeno per chi alleva come me i canarini ipocromici gialli, per la colorazione. Utilizzo 400 g di couscous, 250 ml di acqua e circa 350 g di pastoncino. Il pastoncino io mischio quello morbido e quello secco. Perché? Quello morbido perché impareranno a mangiarlo per tutto l'anno praticamente. Quello secco perché è altamente proteico, quindi messo con l'uovo, insomma, cerchiamo di far crescere quanto più velocemente i nostri piccoli. Li mischio tutto quanto, infatti poi farò vedere come mischio tutto quanto, e lo somministro così nei bicchierini da caffè tranquillamente. All'ora di pranzo, poi alle 13, loro avranno la seconda poppata, e ecco, appunto, con la seconda poppata riescono a tirare fino alle 18:30, alle 19, quando diventa buio. Ho messo il couscous, ora metto l'acqua, aggiungo l'acqua in modo tale che nel frattempo che trito le uova, il couscous assorbe un po' tutta l'acqua, quindi anche pochissimi minuti già viene bene. Si nota il giallo dell'uovo, è fondamentale questo, perché quando è arancio tende a colorare. Abbiamo i canarini con le macchie arancioni, che non va bene a livello espositivo. Triturato l'uovo, lo metto nel couscous e aggiungo appunto i 350 g di pastone, che questo è misto, qui c'è pastone secco e pastone morbido, e da quest'anno l'alimentazione l'ho cambiata, perché mentre gli anni precedenti io somministravo semi germogliati e uova soda semplicemente, ho deciso da quest'anno di fare questa nuova, diciamo così, alimentazione per i piccoli. Perché? Perché sto utilizzando per la prima volta in vita mia il colorante. Sono un po' contrario al colorante, però per adeguarci a quelle che sono le nuove regole espositive, lo sto somministrando anch'io. Quindi in questo pastone, dimenticavo di dire, c'è un pastone secco, pastone morbido e anche colorante.
Praticamente, amalgamato il tutto, io lo somministro nei bicchierini in modo da tenere sempre un recipiente asciutto, facile da utilizzare e soprattutto uso e getta, perché insomma con tanti canarini pensare di utilizzare le mangiatoie e lavarle ogni giorno è un attimino un po' complicato, quindi già da 2 anni utilizzo i bicchierini abbastanza, come dire, veloce per chi come me ne ha tanti di coppie. Praticamente il bicchierino che ho tolto lo vado a buttare perché sta da stamattina alle 5:30 più o meno a disposizione e preferisco buttarlo via e dargli quello fresco, quindi questo preparato, questo composto che gli preparo, loro ce l'hanno per un 5, massimo 6 ore, ma neanche. Comunque la temperatura sono 20 gradi, quindi può star bene, non è un problema.